Sono Adamo. Che splendido giardino quello dell'Eden. Gli alberi, i fiori, la frutta, mille varietà, mille forme, mille colori. E gli animali? Miti, simpatici, divertenti, variopinti. Uno spasso. A sera il Signore veniva a salutarci, come una mamma si reca al capezzale dei suoi piccoli per dare loro il bacio della buonanotte. Ma poi... Sono Eva. Dopo tanto tempo mi viene ancora il magone. Quell'incredibile serpente che parlava. Mi lasciai convincere. Avevo trasgredito così le direttive del Signore per dare ascolto a un serpente che parlava e che mentiva. Più tardi avvenne il primo trasloco della storia umana. Lasciammo l'Eden. Vedendo poi per la prima volta un fiore che appassiva, abbiamo provato un senso di indescrivibile tristezza che nessuno oggi riesce ad immaginare. Poi vedemmo appassire le foglie degli alberi. Quindi Caino rivolse la sua furia omicida nei confronti di Abele. Da allora l'inesorabile tendenza involutiva dalla perfezione al caos. Altro che evoluzione dal caos alla perfezione. Per fortuna, quando il Signore uccise un agnello per vestirci con la sua pelle, abbiamo capito. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati dal mondo. La speranza in Cristo. La speranza.